Bentornati nel fantastico mondo di Resident Evil, dove i rutti sono peti e i peti sono rutti. Prendiamo qualche nuova roba. Prima di tutto la pistola ce la togliamo dal cazzo. Ormai è vecchia. Non ce n'è morta più un'ostia. Ma prendiamo il fucile. Se lo trovo. Dove sta il fucile? Quello sano possibilmente. Cazzo, quanti spazi liberi ci sono? Eccolo qua il fucile. Ricarichiamo. Vabbè, no, ora non possiamo ricaricarlo. Già ci sono altre munizioni, non lo so. Voglio controllare un po' quello che ho perché è un paio di giorni che non registro nulla, quindi. Diciamo così che è meglio. Meglio avere qualcosa per curarsi sotto mano. Comunque ora dobbiamo tornare alla casa. Alla magione di merda. Cazzo, non mi ricordo più niente. Cazzo, vabbè, i cani dovrebbero essere tutti KO. Li ho ammazzati tutti, avevo fatto una strage omicidica l'ultima volta. Qua sta sto rumore che mi fa una paura della Madonna. Bella la piantina, può anche rimanere in linea che mi interessa molto. Però non ci sono cani, sono di qua mi inculano. Non è questa la strada, cazzo. Che palle, ma dobbiamo fare la capo da piede dei serpenti, che rottura di coglioni. Quello dobbiamo fare subito per evitare di prenderlo in bocca. Prenderlo in bocca non è mai una bella cosa. Perfetto, è andato tutto fin troppo liscio. Sali come sculetti. Andiamo qui. Perfetto. Direi che sia il momento di. Sai com'è? È più sicuro di questi tempi andare camminando con un fucile in mano. Comunque so quello che mi spetta. Non ancora c'è nessuno, strano. Pensavo che i nostri amici già ci trovavano. Ok, siamo ufficialmente di nuovo nella casa. Ora saranno cazzi. Ecco cosa sono i cazzi. Ecco cosa sono i cazzi. Ecco cosa sono i cazzi. Ecco cosa cazzo sono i cazzi. Oh porca merda di puttana Eva Troia ladra zoccola. Io mi sto cagando. Mi sto cagando. Mi sono già cacato. La figa di tua madre. No, qua c'è una stanza in cui devo andare. Che non è questa. Utilizzato chiave della villa, quindi questa è la porta. No, questo possono stare altri da qualsiasi parte. Questa è la mia paura, cazzo. C'è un pulsante, vuoi premerlo? Sì, benissimo.
Vediamo se c'è roba. Sì, c'è quel bel libro qua. Libro maledetto? Uno. Ah, c'è pure il due poi. Esaminiamo. C'era un medaglio all'interno del libro. Medaglia dell'aquila. Perfetto. Dovrebbe esserci anche dei proiettili all'interno da qualche parte. Come cazzo stanno sti proiettili? Che palle quando bisogna farsi attrogliate con le visuali. Eccoli qua. Sì. Li voglio prendere. Molto gentile. Ora dobbiamo ritornare alla stanza principale. Sarà molto duro. Tutti questi hunter che girano da queste parti. C'è Nishu! Se può bucca qui Trento! La madonna troia! Dio cane! Quella zoccola schifosa di Gesù! No, mi è venuto un infarto, cazzo. Porca puttana troia. Cioè, voi pensate che queste cose sono finte? Cioè, che faccio apposta a spaventarmi? Fosse così davvero, sarei io il primo a essere felice. Sti cazzo di Cristi spuntano all'improvviso, cazzo, che paura. Porca troia. Ecco, no, cos'è? È solo un ragno. È solo un ragno. Non ci vuole fine di niente. Andò adesso qua c'è un... Mi scommetto? Fucile scarico! Vediamoci dalle strapalle, che è meglio. Ora ricarichiamo il fucile. Cioè, non è... Che carico il fucile? Che cazzo vuole? Madonna, il cuore, cazzo! C'è molta tensione nell'aria, ma molta, molta. Cioè, mi sto cagando sotto dalla paura, soprattutto da quando sono apparsi sti cazzo di Hunter, che prima gli zombie, bene o male, due cazzi glielo mettevi in culo, mentre quegli Hunter erano leggermente più difficili, giusto leggermente. Vi sento, eh! Padre Pio! Ogni giorno c'è una nuova stronzata. Porco. Tu? Vieni, vieni, vieni dal papà, porca troia, vieni. Vieni! Gesù di Nazareth. Che è Gesù di Nazareth. Andiamo nella porta, che è meglio, cazzo. Ti sento! Ti sento! È inutile fare i bocchini a Gesù Cristo, tanto si... Svassaltare! Vieni qui. I zombie erano stupidi! Questi sono intelligenti!
La salute, porca puttana. Questi sono intelligenti, cazzo. Entriamo in questa bellissima porta di merda. Qui c'è Nishuda. Qual è il cervo luminoso qua? Per i proiettili del fucile qui non è che niente di utile. Porca troia. Prendo pure questi, se è possibile. Ma le non fanno. Ordini. Top Secret, 22 luglio 1998, 14:13. All'attenzione del responsabile del servizio di sicurezza, il giorno X si avvicina. Portare a termine i seguenti incarichi prima della fine della settimana. 1. Spingere i membri della Stars a recuperare nel laboratorio ed indurli ad affrontare il Bow, alla fine di ottenere informazioni sulle sue reali capacità combattive. 2. Prendere due embrioni per generare. Cristo, prendere due embrioni per genere di Bo, facendo molta attenzione a raccogliere tutte le specie tranne il Tyrant. 3. Distruggere il laboratorio Arkley, uccidendo tutti i ricercatori e le cavie del laboratorio, in modo che possa sembrare un incidente. White Umbrella. Messo via gli orti. Che sali e prendiamo. Niente di importante. Ah, devo spegnere la luce, giusto, cazzo. Chi cazzo se lo ricordava? Ma cazzo sta il pulsante da spegnere la luce? Eccolo. Dai, spegniamola, facciamola felice. Ora sì, c'è qualcosa di bello, cazzo. Sì che la prendo la gemma rossa, cazzo. La tigre dove cazzo stava? Sì che mi ricordo dove cazzo stava la tigre, porca puttana. Prima di tutto devo scendere le scale. Ok, ora dobbiamo scendere le scale. Lì sotto ci sarà sicuramente qualche Tyrant. Qualche, mi viene la febbre al pensiero di quel qualche. Che qualche non sarà, saranno un bel po'. Eccole là una. Ehi tu, bastardone. Tutti i muscoli del cervello. Il suo screensaver, porco Dio! Cazzo, sto cazzo di screensaver. Ma è morto? Sì, è morto. Qui dovrebbe esserci un po' di roba, cazzo. No, aspetta, ho sbagliato, non era qui. Dopo ci andiamo dove dobbiamo andare, cazzo. Io prima a prendere il cazzo nella cosa della tigre di merda. So qui ci sarà qualche altro hunter, di sicuro.
Ti sento, eh? Che pensi che sono diversamente down? Tanto. Non so che ci sei tanto. È inutile fare i bocchini. Non sapevo che c'eri, non sapevo dove di preciso, ma ne ero sicuro che c'eri. C'è scritto cerca di. Sì. Mettiamo quello rosso. Vediamo un po' cosa ci danno. Una bellissima pistola. Qui c'è Nishu, devo spaventare un'altra volta a morte. Lo evitiamo questa spaventatura, grazie. Cioè, perché basta, cazzo. Qua potrebbe riapparire, come lo zombie l'altra volta. Che pensa che me ne sono dimenticato? Dopo che mi sono ricordato quello che uscirà ora. Mi devo avviare sopra senza fucile, ma che cazzo è sta cosa? Sarebbe una mezza pazzia andare senza fucile in questo posto ora. E quindi? Porca puttana, ho sbagliato. Dov'è Gesù Cristo di Nazareth? Bisogna andare, cazzo, in culo. Mi sto perdendo, porca troia, mi sto perdendo, porca troia, mi sto perdendo, porca troia, mi sto perdendo, porca troia. Ragazzo, sta la porta rossa. Non credo sia questa. No, non è questa. Ma c'è il cazzo dei cazzi. Ah, ho capito dove devo andare, porca troia, puttana vacca ladra. E chi più ne ha più ne metta. Ok, andiamoci. Non ci sarà molto da soffrire ora. Questo gioco più si va avanti e più diventa difficile, cazzo. Vai, entra in quella bellissima porta, cazzo. Dai, tra un po' ci saranno dei simpaticissimi hunter, simpatici come un dito nel culo. Come faremmo se non ci fossero gli Hunter? Tipo Gesù Cristo di Nazareth! Mo' devi ricaricare il fucile, sgualdrina. Sto momento così brutto. Porca puttana. Cazzo, sono rimasti solo due colpi del fucile, porca troia. Oh, due colpi sono pochi, porca puttana. Non si scherza con due colpi.
No, ma non è questa la strada, assolutamente non è questa. Scusa, basta che sbaglio porta e me lo prendo in bocca. Finiti i colpi. Padre Pio, no, non ce la faccio più. E dall'energia come sta messa a capocchia di cane, tu guarda. Dai, sai cosa facciamo? Affrontiamo prima l'altro, così si finisce l'energia. Quanto casino che fai, porca puttana, quanto casino che fai. Te non ti avevo considerato, eh? Muori. Meno male che è morto, altrimenti questo me lo mettevo in bocca senza esitare due volte. Qua c'è dell'ottima roba per affrontare quello che dobbiamo affrontare. Sto spray, pronto, sto spray qua lo userei pure molto simpaticamente ora. Anche voi siete molto comodi. Chissà chi è il simpaticone che ci ha lasciato questa bellissima roba. È proprio un grande però. Salviamo così. Siamo anche più sicuri ed è tutto meglio. Ok, ora dobbiamo organizzarci un po' questo cazzo di inventario di merda, visto che è organizzato con il buco del culo. Beh, uno di questi due entra a puttane dopo, quindi tanto meglio. Questo lo lasciamo. Questo anche. Porco Dio, Kand! Appena finito. Lasciamo anche questo. Ci serve più a un cazzo. Adesso dobbiamo prelevare, allora, gli oggetti che ci saranno molto utili in futuro. Dove cazzo stanno? Questo. E questo. Benissimo. Adesso combiniamo questi due in modo da ottenere un supercaricatore. Fammi fare un conto con gli spazi. Sì, ci troviamo ora, cazzo. Equipaggiamo il fucile. E andiamo all'avventura, cazzo. Saliamo. Poi mi rompo troppo il cazzo a fare tutto il giro, quindi facciamo subito così, ce lo togliamo dal cazzo. Vediamo di non fare troppe puttanate e farlo in fretta, questo cazzo di punto di merda. Entriamo qui dentro. Beh, la piantina la lasciamo là, non voglio incomprarmi l'inventario di merda, cazzo. Ah, questa cosa diventa inutile, fortunatamente. Sì, la butto nel water, guarda. Ora entriamo qui. Questa bella stanzetta, andiamo a farci una bella suonata al pianoforte, cazzo.
Oh, ma che sarà mai? Cosa cazzo sarà succedendo? Oh, un serpentino quando è piccolo. Posso prendere i controlli Gil di merda, cazzo? Porca puttana. Cazzo. Energia? Come l'ostia. Cazzo. Già che ci siamo. Allontaniamoci, sennò questo ci incula sangue fino alla fine. Ok, è morto, salutami a Satanas. Molto bene. Pensavo di peggio. È troppo buio per riuscire a vedere qualcosa. Jill, hai trovato qualcosa di interessante? Sì, ma non riesco a vedere molto bene. Perché non scendi a dare un'occhiata più da vicino? Ho una corda con me. Oh, davvero? Beh, allora proverò ad usarla per scendere. Aspetta.